Bentrovati amici e amiche rossoneri, buon pausa pranzo a tutti di lunedì. Bentrovati ragazzi, bene, stamattina abbiamo parlato di giovani, di quanto la nazionale debba insistere sui giovani, ma non è solo la nazionale, è tutto il campionato italiano che deve lavorare sui giovani, perché sono fondamentali, ovviamente sono il futuro. Sono il futuro e devono essere valorizzati e responsabilizzati, e questo l'abbiamo detto proprio stamattina. E in questo contesto mi leggo anche al Milan, ovviamente, perché è quello che ci interessa di più a prescindere dalla nazionale. In questo contesto mi leggo al Milan perché secondo me Pioli deve avere più fiducia. Deve avere più fiducia e insistere su quelli che sono i giovani talenti, ma soprattutto e anche i nostrani, intendo nostrani, intendo anche del nostro vivaio comunque, non solo quelli pescati in giro, perché a volte vai a cercare qualcosa di molto lontano ma ce l'hai già in casa. Vi parlo in special modo appunto di Lazetic, due ragazzi, Lazetic e Simic, il difensore, i quali si stanno giocando comunque la qualificazione dell'Under 19 europei. Lazetic ha fatto un'altra doppietta, ragazzi, un'altra doppietta. Simic ha fatto una partita fantastica, sfornando prima l'assist per un compagno e dopo all'87esimo ha fatto anche gol. Gran bel giocatore anche Simic, secondo me van tenuti da conto, ma soprattutto Lazetic in questo momento in cui abbiamo un po' di problemi, soprattutto lì davanti, poi dove Giroud non può giocare costantemente sempre, dove Ibra è ancora un mezzo punto di domanda, Origi è un gran punto di domanda, ha bisogno di ambientamento. Lazetic è un giocatore che ormai è il secondo anno che in Italia sta facendo molto bene con la primavera, non per nulla quest'estate non è stato lasciato andare via. Il Milan l'ha voluto tenere, per quale motivo? L'ha voluto tenere per la primavera? Spero di no, spero che comunque l'abbia tenuto per dargli un'opportunità in prima squadra. Ma Pioli col contagocce lo fa giocare. Lazetic ha bisogno di fiducia, come tutti i ragazzi giovani, ha bisogno di sentirsi compreso, ha bisogno di sentirsi comunque in pieno nel progetto, non ha bisogno di sentirsi ti utilizzo solo quando proprio allora sono ultimi due minuti, boh, forse ti faccio entrare. Così non si va da nessuna parte, così non si va da nessuna parte, ed è veramente un peccato, perché secondo me due giovani come Lazetic e Simic possono veramente cominciare a entrare nell'ottica della prima squadra. Ma questo è quello che penso io. Chiaro che Pioli, come tanti allenatori italiani, vogliono già tutto pronto e subito, perché non si fidano, perché hanno paura degli errori, devono sempre, hanno paura di dover stare lì in cuore, si aggrappano alle certezze, che poi molto spesso certezze non lo sono proprio per nulla, signori. È questo il problema, che spesso certezze non lo sono proprio per nulla. Quindi magari a volte ti dà più certezze un ragazzino che ha voglia di fare, ha voglia di mettersi in mostra, ha voglia di dimostrare, ha voglia di prendersi il suo posto nel mondo e nella squadra, no? Perché è giusto, fanno sacrifici comunque da quando sono piccolini e vogliono coronare il loro sogno. Chi c'è già ha già coronato in parte il suo sogno. Quindi questo, tutto questo per dire che un occhio di riguardo ci vorrebbe, caro Pioli, un occhio di riguardo ci vuole per questi ragazzi. Ma diamogli questa opportunità, come fanno in tanti altri campionati all'estero, ormai lo fanno quasi tutti i campionati che contano. Detto ciò, ragazzi, detto questo, siamo sicuri, sono sicuri il Milan, la società ha deciso che due partiranno a gennaio, questo è poco ma sicuro. Sono due giocatori con profili ben diversi, nel senso con situazioni contrattuali ben diverse. Uno, lo sapete già chi è, inutile che ve lo dico, è Bakayoko, che doveva già partire nel mercato scorso, in realtà poi è rimasto e questo non è piaciuto alla dirigenza, tanto è vero che ha accumulato zero minuti in campionato, perché è giusto che sia così, perché comunque gli hanno detto a più riprese non sei nel progetto, trovati una sistemazione. Lui ha fatto quello con la puzza sotto il naso e non è voluto andare via, e la conseguenza, le conseguenze poi delle scelte purtroppo si pagano nella vita. Quindi Bakayoko andrà via molto molto probabilmente, anzi andrà via a gennaio. E l'altro è purtroppo Yassin Adri, ho sentito un collega youtuber dire che Pioli non ha fiducia in lui, non si fida molto di lui, ma se non lo fa mai giocare, ma quale fiducia devi avere? Sì, quello che vedi in allenamenti va bene, ma però devi anche testarlo in partita. Cioè, le dinamiche sono ben diverse fra un allenamento e una partita. Ovvio che gli allenatori guardano, si affidano a quello che vedono durante gli allenamenti per scegliere le squadre titolari. Però, da quello che mi si dice, Adli negli allenamenti fa sempre molto bene, è sempre uno tra i primi a arrivare, è uno che si comporta
atleticamente in maniera impeccabile. Quindi non è più una questione di vedere durante gli allenamenti, ma una questione di scelta, di gusto, chiamatela come la volete. Chiaro che andrà via anche lui a gennaio in prestito, però, perché la società comunque ha investito diversi milioni in questo ragazzo, l'abbiamo lasciato anche un anno in prestito al Bordeaux, e credo che chi crede di più in questo ragazzo sia più Maldini e Massara che Pioli, mi spiace dirlo, ma la vedo in questo senso. Quindi andrà via in prestito lui e sicuro anche Bakayoko. La situazione invece di Balobalo Touré in questo momento non è chiara, nel senso che dovrebbe andare via se arrivasse questa famosa offerta, nuova famosa offerta del Galatasaray, e stiamo a vedere. Intanto vi auguro buona giornata ragazzi, buon pranzo, buon proseguimento, ci sentiamo più tardi come sempre, forza Milan e adieu.